88esima puntata di Ore Talk, tutto sul libro di Suspiria della Shatter Edizioni. E ci siamo bentornati a Ore Talk, 88esima puntata. Pensate quanto dove stiamo arrivando. Non ho pace, ma sono contenta così perché io amo l'horror, amo tutte le sfumature dell'horror, di tutti i generi affini. Allora, forza e coraggio, intanto saluto tutti quelli che stanno chiaramente entrando. Allora, non so chi sta entrando, forse ho scritto su giallo berico, ma adesso sta arrivando. Ecco, lasciate edizioni, sta per entrare, eccolo qua Nico! Ciao, ciao Tania! Ciao Nico, come stai? Ciao, buonasera a tutti, ciao, benone, grazie. Allora, aspetta che mi metto chiaramente le cuffiette per sentirti meglio, così possiamo farci una bella chiacchierata. Ecco qua. Grazie. Oh. Bene, perfetto. Molto meglio così. Allora, noi ci eravamo visti, diciamo, per un altro libro, sempre... che parlava della filmografia di Dario Argento, Tenebre, abbiamo fatto un evento insieme, via dicendo, un film straordinario, un grande thrilling, made in Italy, tutto italiano. Assolutamente. E adesso però, cosa che già ci avevate annunciato, arriva un altro libro su un altro film argentiano. E che film argentiano, con tutto il rispetto per Tenebre e senza nulla togliere niente a Tenebre, ma se ci sono due film che sono le colonne portanti di tutta la filmografia di Dario Argento, quelli sono Profondo Rosso e Suspiria. Per l'appunto, eccolo là, e Suspiria, e questo Suspiria. Fallo vedere bene il libro, bene questa copertina che tra l'altro è veramente stupenda. Grazie. Con la nostra Susie. Eccola là, ecco, fai vedere anche il dietro, guardate, una scena epica del finale di Suspiria. Io ci riesco a fare, ma come fece una sta mossa qua, che io c'ho le braccia già inchirosite. Brava la nostra attriciona, eh. Allora, la prima domanda che ti faccio è proprio, mi viene proprio spontanea dirtela prima di passare al libro. Tra l'altro, se tu sei d'accordo, ho trovato tramite un sito 38 curiosità anche su Suspiria, quindi se ti va poi di leggerle, le leggiamo insieme anche per dare un'impronta più importante, e forse alcune di queste curiosità, se non la maggior parte, sono anche racchiuse, che ne sappiamo, nel libro di Suspiria. Ma quello che io ti voglio chiedere è, hai scritto il libro su Tenebre in qualche modo, e su, cioè, c'è stato Tenebre, c'è stato Suspiria. È stato più difficile affrontare Tenebre o Suspiria? Allora, premetto, io per quanto riguarda Tenebre, diciamo che ho fatto il lavoro di editing, perché poi la scrittura, certo, la scrittura è Antoni, esatto, e Roberto Lasagna, quindi per la collana Cinema, che è puro per Shutter Edizioni, però diciamo che ho... Sì, parlo come sfida. Ho seguito il lavoro dall'inizio alla fine, quindi ammetto che personalmente, se avessi dovuto trattare Tenebre, avrei in prima persona, magari avrei avuto più difficoltà, nel sì, senso che come film Tenebre non è assolutamente facile da prendere in analisi, perché comunque arriva in un momento già di carriera avviatissima ormai per Dario Argento, quindi i suoi elementi si conoscono ormai tutti bene, quindi prenderlo in analisi, francamente, io avrei avuto molte molte difficoltà, quindi era giusto che fossero due esperti come Roberto e Antonio a poterlo trattare. Certamente seguirlo è stato comunque, come dire, un po' come scriverlo, perché poi leggendo in anteprima il tutto e seguendo tutti i lavori dal backstage, mettiamola così, è un po' come se nascesse
assieme a me, no? Però, come che ti posso dire, per quanto riguarda i due, facendo un termine di paragone, certamente per me analizzare Suspiria, che è poi un lavoro sul quale avevo già scritto qualche anno fa, Sì. è certamente stato più, non voglio dire facile, perché non è mai facile quando si tratta della materia e soprattutto di prendere in analisi un film come Suspiria, che francamente è un po' anche riduttivo definirlo semplicemente un horror, no? Cioè, perché non Certo, è c'è solo tutto. quello. È anche quello, ma non solo. È un film rivoluzionario, forse il più rivoluzionario dell'intera filmografia argentina, perché è comunque un film di rottura a tutti gli effetti, una rottura all'interno del suo nucleo familiare, una rottura a livello personale, una rottura anche professionale, perché comunque lascia definitivamente, non definitivamente, insomma, però è il film di passaggio dal thriller all'horror puro e quindi ha rappresentato, oltretutto, poi un suo nuovo step nel fantastico, nel cinema. Sì, lo possiamo chiaramente dire che Profondo Rosso è stata d'apriporta per il suo primo, diciamo, horror, diciamo, a tutti gli effetti, in qualche modo. E ovviamente poi sono d'accordo con te che non è solamente horror, ma c'è anche ovviamente del fantasy, del fantastico all'interno, no? Assolutamente. Nonostante poi ci siano anche i detrattori sotto questo punto di vista, nel senso che ci sono i puristi cosiddetti, come li definisco, che sono un po' contrari dal definire, insomma, Profondo Rosso anche un horror in parte. Sì. Però certamente non c'è ombra di dubbio che Dario Argento innesca i primi elementi orrorifici in Profondo Rosso. Come sostenevo anche oggi durante la presentazione di questa mattina, si è. In qualche modo ci ha abituati a quello che sarebbe stato il suo prossimo passo e lo ha fatto proprio attraverso Profondo Rosso. Noi ad un certo punto in Profondo Rosso non sappiamo più se siamo dinanzi solo a un thriller. Quando iniziamo a sentir No, parlare ma poi della Villa del insomma, Papa. Nico, siamo tutti d'accordo che Dario Argento ci ha abituato fin dall'Uccello delle Belve di Cristallo a mettere le miscele all'interno del suo film. Assolutamente, sulle miscele sì. Però diciamo la contaminazione proprio vera e propria tra i due generi avviene in quella fase, no? E poi Esatto. Suspiria rappresenta proprio il netto passaggio, quindi fa un passaggio di consegna al pubblico dicendo: ok, questo è il mio prossimo passo, ora approdo nell'horror puro, vediamo cosa sono in grado di fare. Certamente i risultati non sono io a doverli, a Beh, doverli direi ribadire. anche di no. Tra l'altro, 45 Nico, una domanda, non so se si affronta questo anche nel libro, no? Dario anni. Sì. Argento ha sempre rimarcato una cosa fondamentale, che è poi vera. In Italia sono conosciuto per Profondo Rosso, ma all'estero io sono conosciuto per Suspiria. Assolutamente sì, è una parte che abbiamo preso in analisi perché comunque mi è capitato anche di recente, no, promuovendo il volume, che qualcuno mi scrivesse, ma veramente il film più famoso di Argento è Profondo Rosso. Sì, non lo metto in dubbio che questo sia in Italia, perché comunque nel resto del mondo Suspiria è certamente più noto rispetto a Profondo Rosso, ma rispetto anche agli altri lavori. È E vero. ricordiamo che in Giappone, non a caso, un paese che poi ha celebrato Argento in una maniera a dir poco epica, addirittura ci fu una proiezione di Suspiria in uno stadio, cioè un qualcosa che in Italia non si è mai verificato. Ricordiamo che Profondo Rosso arrivò dopo Suspiria, cronologicamente, insomma, sappiamo che l'uscita è di ben 2 anni Sì, precedente, arrivò. 75-77. Esattamente, ma Profondo Rosso è arrivato dopo il 77 in Giappone ed è arrivato sotto il titolo di Suspiria parte 2. Quindi immaginiamo il pubblico come sia stato spiazzato poi dalla visione di Profondo Rosso. E Certo. questo perché comunque il successo era stato straordinario di Suspiria nel Sollevante, e chiaramente l'arrivo è stata una mera tattica distributiva, quello certamente, poca onestà, ma che dovevo fare? Se ha funzionato, ben venga così. Però questo la dice lunga appunto su quanto sia più celebre Suspiria nel resto del mondo che Profondo Rosso. Tra l'altro, Xi ci dice, vero, con Suspiria Argento inizia l'horror vero e proprio capolavoro. E questo lo possiamo tranquillamente dire che è un vero e proprio capolavoro. Assolutamente. Cosa c'è in questo libro? Tre cose
che si possono sicuramente trovare in questo splendido libro, Nico. Allora, Ti beh, dico c'è tre un. apposta, eh? Ti dico tre apposta. Tre. Allora, beh, certamente il 3 è un numero ricorrente, questo vuol dire. Per No, forza di però cose. a parte quello, allora, beh, si trova una. Diciamo che il libro è suddiviso poi in due parti sostanzialmente, al loro interno suddivise in sottocapitoli. Però comunque abbiamo una prima analisi che è un'analisi filmica, prettamente, quindi un'analisi critica del film, e poi una seconda che è un'analisi della musica del film, che ricordiamo essere soprattutto in Suspiria una coprotagonista a tutti gli effetti, perché mai Assolutamente sì. Suspiria. La musica è veramente un elemento accompagnatorio. E la parte musicale, l'analisi musicale è stata a cura di Fabio Cassano, che ringrazio. La diciamo, analisi per quanto riguarda la pellicola, ma poi non solo la pellicola, ma anche in parte quello che è stato il periodo che Dario Argento ha vissuto anche dal punto di vista personale, come poi ha raccontato nella sua autobiografia, che ovviamente viene citata. Ci mancherebbe altro, essendo stata la fonte anche principale da cui si sono Certo. avute alcune notizie, però ecco, diciamo che sostanzialmente la suddivisione è questa. Poi vi hanno preso parte al volume anche Roberto Lasagna, che ha analizzato una sequenza cult, ovvero quella che vede il pianista Daniel arrivare nella piazza tenebrosa e desolata ed essere poi straziato Del dal grande suo. Flavio Bucci che ricordiamo tanto con affetto, ci manca Assolutamente, tanto. e qui il pianista Daniel è interpretato appunto come hai giustamente ricordato e sottolineato da un grande Flavio Bucci. Poi c'è una introduzione al volume a firma di Antonio Tentori e poi diciamo che ci sono delle interviste a Corredo, una allo stesso Dario Argento, una a Claudio Simonetti e una a Barbara Magnolfi. Avete capito Interviste. perché dovete avere questo libro a tutti i costi? Avete sentito che firme che ci sono dentro? Eh? Avete sentito? Cioè, fate voi, dalle Argento in poi, fate un po' voi. Interviste che sono state rilasciate un po' nel corso degli anni, però insomma sostanzialmente era quello che alla fine pensavano del film, quindi insomma sono state ovviamente utilizzate e riportate all'interno per quanto concerne ovviamente Suspiria. Ecco, Allora, questo. andiamoci a leggere qualche curiosità su Suspiria, mentre poi tu, ovviamente, una volta che io le leggerò tutte, andremo un po', diciamo, a scomparti, no? Perché sono 38, sono troppo, non le possiamo leggere tutte insieme, le leggeremo un po' alla volta, quindi poi se tu puoi Certo. aggiungere qualche cosa a chiusura di ogni taglio di torta di curiosità, tu me lo dici. Ovviamente, mi raccomando, fai vedere sempre la copertina del libro perché dobbiamo sponsorizzare il libro. Allora, vi leggo qualche curiosità, alcune le saprete sicuramente. In origine, Dario Argento voleva che le allieve dell'Accademia di Palo fossero più giovani, di 12 anni o meno, ma lo studio e il produttore Salvatore Argento, che era suo padre chiaramente, glielo negarono perché un film con protagonisti delle ragazzine non si poteva fare, quindi il regista fu costretto ad alzare l'età, ma senza riadattare per questo la sceneggiatura. E come grande maestro che era, ha riadattato diverse cose all'interno, diciamo, ecco, quindi da qui l'ingenuità dei personaggi, i dialoghi occasionalmente infantili, le porte con appunto le maniglie più alte per far sembrare ovviamente la protagonista ancora più bambine, i volti direttamente dalla nostra Jessica Harper con questi occhioni da manga che ricordava appunto, no, un appunto un viso tondeggiante da bambina e via dicendo. L'interpreta di Elena Marcos, ovvero Mater Suspiriorum, la madre dei sospiri, non venne accreditata, però secondo Jessica Harper, almeno secondo quello che racconta Jessica Harper, era un'ex addirittura prostituta novantenne che il regista Dario Argento aveva trovato per le strade di Roma. Poi questa cosa fu in parte smentita, ma non si sa. Insomma, rimane uno dei tanti misteri. E poi ci dirà qualcosa in più semmai Nico. Il regista compose la terrificante colonna sonora di Suspiria con la banda dei Goblin, che tutti quanti ormai sappiamo, e la suonò a tutto volume sul set per turbare il cast e suscitare performance davvero dense di terrore. E quanto era sadico Dario. Dario Argento è stato ispirato a realizzare il film dalla nonna di Daria Nicolodi, che gli raccontò di essere fuggita da un conservatorio tedesco perché lì si praticava segretamente la stregoneria, e Marcos, grazie alla sua parlantina tedesca, in qualche modo sta ancora indagando su due o tre accademie che potrebbero essere state frequentate appunto dalla nonna di Daria Nicolodi, perché c'è stato il mistero più assoluto su questa, chissà. Il regista ha voluto che il direttore della fotografia Tovoli guardasse Biancaneve, i 7 anni della Disney del 37, per avere idea della gemma di colore da utilizzare nel film. E infatti è il primo Biancaneve horror, praticamente, per quanto riguarda. E Assolutamente. anche qui è fantastico, Dario.
Secondo Jessica Harper, sempre, dato che Suspiria sarebbe stato doppiato dopo le riprese principali, il suono raramente venne registrato mentre si girava. L'attrice a tal proposito ha raccontato che le fece uno strano effetto trovarsi sul set mentre riprendevano una sequenza e sentire al contempo in sottofondo il suono di un carpentiere che martellava lavorando su un altro set accanto. Dario Argento, tra l'altro, ingaggiò Jessica Harper per il ruolo da protagonista dopo averla vista nel Fantasma del palcoscenico, altro grande film di Brian De Palma del 74. Il regista scelse invece John Bennett, lo sappiamo tutti perché, perché era appassionato di Fritz Lang e lei era una grandissima attrice, tra l'altro amante di Fritz Lang. Tra poco leggeremo altre curiosità. Beh, poi comunque lui, come, come aveva fatto già nei precedenti, poi soprattutto in Profondo Rosso con Clara Calamai, diciamo che amava omaggiare queste attrici del passato, no? Quindi, del muto, no? È come... Posso ribadire, come poi viene anche spiegato all'interno del volume, secondo me, a parte che, vabbè, non devo essere io a sottolinearlo, è cosa nota, però oltre che ad essere il film al femminile per eccellenza di Dario Argento attraverso questo film rende omaggio all'universo femminile a 360 gradi, lo esplora... Nicolo, possiamo dire, smentendo tante voci che si sono rincorse negli anni passati, dove... si accusava Dario Argento di trattare sempre male le donne nei film. Mi sembra che con questo film... Assolutamente sì, infatti stavo proprio per arrivare a quello. È un film attraverso il quale lui vuole esplorare l'universo femminile a 360 gradi e ce lo presenta dal punto di vista più ingenuo, quindi come dicevi, con queste ballerine che dovevano essere in origine delle 14enni, lui aveva puntato appunto a delle adolescenti, ma la legge non glielo consentiva, in particolare anche quella tedesca, perché ricordiamo in parte il film è stato anche girato in, in Germania, e quindi optò per delle ragazzine in dei corpi di adulti, quindi, ovvero le indicazioni che venivano date all'attrice erano di comportarsi come proprio delle bambine dispettose, ricordiamo ad esempio Olga e Sara, quindi Barbara Magnolfi e Stefania Casini in questo scambio di linguacce, sempre la stessa Magnolfi che è uno dei miei personaggi preferiti e che ho voluto... grande Barbara. Ricordiamo appunto come poi litigava no? La, la compagna Sara dicendo essere serpente no? E quindi, quelle che erano le varie smorfie che facevano, insomma, gli atteggiamenti che erano veramente noi ce la ricordiamo Barbara no? Della famosa frase arrivata Madari quindi, erano proprio appunto degli atteggiamenti infantili che però vedevamo fare a queste, in realtà erano già delle donne a tutti gli effetti, però effettivamente trasmettono il senso di adolescenti, perché era quello già. Che lui e lo fa poi anche appunto agevolandosi con questa scenografia, ricorrendo appunto a queste porte più grandi, con queste maniglie che fossero più in alto, che ci permettessero di vedere, insomma loro faticavano quasi a raggiungere le maniglie proprio per darci l'impressione di avere a che fare con delle bambine, quindi passa da questo universo infantile candido, più innocente, anche però un po' più malizioso, no? Perché chi non può ammettere quanto sia sensuale il personaggio di Olga nel suo essere anche così adolescenziale, però quando ci fa vedere, insomma, lo stacco di gamba o qualcosa, insomma, rimane uno dei personaggi certamente più attraenti e sensuali. E spero che Barbara Magnolfi non abbia nulla da ridire su questi... su questi lusinghieri complimenti che io sto rivolgendo. Beh, ma chi è che tra l'altro non ricorda il suo quando si smalta le unghie, no? Ma il mio debole per lei comunque è cosa nota, quindi non c'è alcun problema. Perfetto, do un bacio di addio ad Alessia Urrata. Però si passava appunto da guarda, solo oltre a lei poi c'è il mio amore dichiarato che è per Stefania Rocca, ma Alessia lo sa, quindi voglio dire, comunque scusate ora la parte spiritosa, ma è anche e si passa quindi da questo universo più candido, più dolce, no? E smielato, fino a poi ci fa vedere quello che invece è il lato più cupo, terribile e malvagio sempre dell'universo femminile, quindi lo esplora a 360 gradi e io credo che
più che rendere omaggio in questo modo a quelle che sono le donne, Dario Argento non poteva fare. Come ribadivo Assolutamente. anche oggi, le accuse di misoginia sono veramente stupide, perché comunque, oltre a, sì, magari c'è stata la donna vittima nei suoi film, non lo metto in dubbio, perseguitata e quant'altro, ma è stata anche però allo stesso tempo carnefice, ce lo ricordiamo che era Come no? protagonista, quindi voglio Come dire, non era un mero oggetto. Poi, no? Come no? in Suspiria, certo, si arriva veramente ad assistere a dei martiri durante gli omicidi, sono forse gli omicidi in cui protrae, si dedica, assistiamo a delle torture senza precedenti, ricordiamo la Il filo sequenza del spinato, criminale esatto, con Stefania che è Casini. il cappio che poi, no, con il nodo scorsoio Come che gira no? fino alla sequenza del lucernario, inquietantissima. E Quindi, il cuore che si vede battere mentre le coltellate entrano dentro al cuore, esatto, eh? quindi è disturbante come non erano mai stati i suoi omicidi. Se Profondo Rosso era considerato il suo film più sanguinario, credo che Suspiria abbia veramente oltrepassato ogni limite, insomma. E però lo fa come? Utilizza sì il corpo della donna, ma d'altronde, come lui stesso poi dichiara nel corso dell'intervista, erano tutte donne. Cioè, l'uomo non doveva avere un ruolo in questo film. Esatto. Quindi, se ce l'ha, quei pochi che ci sono, sono ruoli di contorno che comunque, voglio dire, fanno anche una Un po' fine. alla Paolo, un po' alla Paolo. Sì, cioè, nel senso comunque poi fanno anche, oltre ad essere un ruolo veramente marginale e poco funzionale anche alla trama, sono comunque destinati poi a una morte atroce. Una Quindi morte voglio dire, atroce. è tutto ruota attorno all'universo femminile qui. Allora, più che rendere omaggio in questo modo, e poi come sottolineavo anche nel corso di un'altra presentazione, Dario Argento quante volte ha utilizzato le sue stesse figlie e la sua stessa compagna all'interno dei suoi film, rendendole vittime per giunta. Quindi figuriamoci quanto poteva essere veramente un tributo. Ricordiamo lo stupro di Asia Argento nella Sindrome di Stendhal Appunto, con il appunto. padre che la guardava. E lui ha diretto questa sequenza che oltretutto Thomas Cresham ha voluto girare a tutti i costi nudo, quindi ricordiamolo, lui diceva ma non ce n'è bisogno, lui diceva no, per calarmi più nella parte io ho bisogno di essere totalmente nudo, quindi ecco, A allora, meno, oh, a me, inutile. oh, a me non mi capitano mai queste fortune. Quindi, Mai! inutile ancora stare a puntare il No, dito no, no. Grande a una parte della critica che lo ha voluto fare, ma insomma, ha lasciato. Dario. A Grande. 45 anni di distanza siamo ancora qui a parlare di Suspiria, c'è un Fai motivo. vedere, mentre dico le altre curiosità, fai vedere sempre il libro perché siamo qui per sponsorizzare il libro di Suspiria. Allora, in Ah. principio avrebbe dovuto avere un ruolo centrale Daria Nicolodi, che all'epoca era la fidanzata di Dario e che aveva scritto la sceneggiatura per l'appunto di Suspiria, e l'attrice alla fine complice un infortunio, tra l'altro cosa dichiarata delle più volte. Prendete parte al film però solo in due frangenti, può essere intravista, dicono qua, nella sequenza di apertura che mostra Susi mentre cammina per l'aeroporto, ma la Nicolodi mi sembra che abbia poi smentito, quindi non so, ma potrebbe anche non essere, e fornisce alla sua dente voce Elena Marcos, anche questa non si sa, poi dopo ci dice meglio Nico, abbiamo detto apposta queste curiosità così Nico ci dà tutte le delucidazioni del caso. Mentre girava la scena in cui Susi e Sara nuotano nella piscina, il regista disse all'attrice di muovere l'acqua il meno possibile per dare la sensazione di una maggiore impressione di calma. Il marchio di fabbrica di Dario è una vittima di omicidio che precipita infrangendo i vetri della finestra, è un marchio suo, di solito capita quasi sempre. L'entrata in scena del grande attore Udo Kier fu così improvvisa per lui che ebbe pochissimo tempo per leggere completamente la sceneggiatura di Suspiria quando gli fu consegnata, dato inoltre che il film fu girato senza il sonoro e poi doppiato. Un gruppo di suggeritori dell'equipe era sdraiato per terra dietro la panchina di pietra dove era seduto con Jessica Harper per imboccargli le battute man mano che doveva pronunciare. Era un po' tutto così, all'acqua di rosa, Oltretutto, diciamo. un'influenza fondamentale all'interno del film, Assolutamente quella, sì, cioè, assolutamente. Lo spiegone ce lo dà cioè ce lo dà Kier, non c'è dubbio, non nel c'è giro di dubbio. pochissimi, di una manciata di secondi, perché minuti forse è anche esagerato di uno, quindi in poche battute arriviamo a capire Dario Argento che tipo di film ci ha proposto, che ci ha Che ci ha proposto un film proposto. sulle streghe e sulle streghe che devono essere prettamente malvagie. Questo era quello che Argento voleva darci.
Andiamo avanti con le curiosità. Per il campo lungo dei vermi che cadono dal soffitto, la truppa ricorsa a chicchi di riso. Questa è una cosa, diciamo, abbastanza risaputa per chi conosceva Suspiria. È stato l'ultimo film in cui ha recitato John Bennett. La biografia del regista Broken Mirrors, Broken Minds, The Dark Dream of Dario Argento del 91 prende il titolo da una memorabile battuta proprio di Udo Kier nel film, in lingua originale ovviamente. La voce che si sente sussurrare sulla bizzarra colonna sonora di Goblin è quella di Claudio Simonetti, il quale ha dichiarato in svariate interviste, anche a me personalmente, che gran parte di ciò che diceva a bassa voce era del tutto privo di senso. Diceva quello che è, è il primo capitolo ovviamente seguito poi seguito da Inferno e la Terza Madre. Suspiri ambientato a Friburgo, conosciuto anche come Friburgo in Brisgovia in Germania, ma nel doppiaggio inglese il narratore la descrive come una diversa cittadina, pensata, ovvero la Friburgo che si trova in Svizzera. In realtà le riprese non sono state realizzate in nessuna delle due Friburgo, lo sappiamo tutti, ma a Monaco, di cui sono visibili diversi monumenti, compresa la celebre Königsplatz. Speriamo che Marcus l'ho pronunciata bene, altrimenti Marcus mi uccide, mi uccide definitivamente. Rudolf Schundler, l'attore della Germania Ovest che interpretava il grande professor Milius, non sapeva parlare inglese o italiano, quindi nella scena in cui parla le protagoniste delle streghe, Jessica Harper non riusciva a capire una parola di quello che diceva lui in tedesco. Più tardi l'attrice ha raccontato che ha provato a mantenere per tutto il tempo l'espressione più possibile seria, perché gli veniva da ridere a Jessica, mentre cercava di non sbagliare le sue battute. Allora, questo libro, quante soddisfazioni ti sta dando già, anche se siamo solamente agli inizi? Certamente, a me a prescindere, ogni volta che comunque chiudo un saggio sono soddisfatto di aver potuto dare il mio contributo. Poi se insomma viene premiato dai lettori, ben venga, se diversamente sono contento comunque. Ho realizzato qualcosa, ho dato vita a qualcosa che mi ha soddisfatto, poi non appieno. Io, come fanno un po' tanti registi, diciamo, evito di rileggere le mie cose, perché poi ci trovo sempre dei difetti o dei miglioramenti, o se non magari qualche errore che è sfuggito, e quindi evito sempre di rileggerlo, pertanto poi mi affido sempre al giudizio del pubblico. Però certamente no, le soddisfazioni non mancano, c'è stata tanta attesa, c'è stata già tanta richiesta per le copie di questo volume, quindi insomma ben venga così. Però, ecco, ripeto, la più grande soddisfazione è quella di poter dare un contributo ulteriore, perché non è che ne manchino. Su Suspiria non aggiungo nulla a nessuno. Era un omaggio, un palese tributo in occasione di questo 45esimo anniversario che sta per concludersi, oltretutto. Quindi siamo entrati veramente, come dire, in dirittura d'arrivo. Al limite. Nico, una domanda curiosa. C'è qualche cosa che tu non sapevi di Suspiria e che hai scoperto tramite questo libro, tramite qualche dichiarazione appunto degli interpreti? Oddio, qualcosa in particolare ci sarà stata. Beh, alcuna riguardava certamente le location, quello sì. Quello sì, è stato molto utile comunque confrontarmi con loro e sapere insomma che è stato girato anche in parte alla De Paulus e quant'altro, quindi ricordiamo che gli interni poi alla fine, come giustamente dicevi, quello che vediamo non è quello che poi dove è stato realizzato il tutto. Basato, e questa era tra l'altro una delle curiosità, e fai bene a dirlo, è basato sull'House Zoom Valvish, ma è stato girato ovviamente agli studi De Paulus di Roma. Esatto, quindi diciamo che ecco, quella è stata una scoperta che poi pian piano ho fatto. Per il resto, non conoscevo, lì ho attinto chiaramente alla biografia ufficiale, all'autobiografia di Argento, Paura, citata ovviamente, non conoscevo bene quale fosse il suo stato d'animo in quel momento, questo sì, ed è stato molto molto interessante saperlo, perché quando noi ci immaginiamo che uno magari abbia ottenuto tutto dalla vita, perché diciamo wow, è il regista horror più famoso d'Italia nel mondo, ormai ai vertici del successo, un traguardo altro, eccetera, e poi lo scopriamo comunque sotto un aspetto intimo e personale, profondamente solo, disagiato,
non posso anche dire depresso, mi permetto, perché tanto lo ha ammesso lui stesso, addirittura più volte ha Tra narrato l'altro, l'ha di... sempre raccontato Dario che andava tra alti e bassi nel corso di tutta la sua vita. Esatto. Insomma, non è che. E quindi in un momento così alto della sua carriera, nessuno se lo aspetterebbe, eppure è successo anche quello. Quindi quella è stata un'ulteriore sorpresa, certamente. Per il resto, diciamo che, insomma, dai, nel corso degli anni più o meno le cose poi pian piano le avevo già apprese. Quindi di nuove è stato molto, molto interessante, tramite l'analisi di Fabio Cassano, scoprire molti, molti aspetti dal punto di vista della composizione della colonna sonora. Quello sì. Quello sì, però non mi ci addentro, perché servirebbe Sì, veramente con un tutti gli esperto per aggeggi, farlo. Quindi, ricordo, adesso non ricordo bene il nome no, di questo strumento musicale greco, assolutamente sì. C'è stato tra i Buzuki, ma non solo, poi Buzuki, no? Buzuki, bravo. Diversi anche utilizzati all'interno, proprio per dare poi questi ritmi un po' più tribali, questo ritmo continuo, no? E ansiogeno, che poi appunto solo Simonetti poteva creare. Interessante la cosa che Quel appunto boom, quasi da ballo delle streghe, tutum, esatto, tutum. le parole che lui pronunciava certamente non avevano senso, ma questo lo si capta, tranne il witch, 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 che sentiamo Witch, witch, ripetere quella, vabbè, quella, me la vedo. e Quello, che è un po' solo come quello, che c'è l'altro sospira, witch, witch. anticipa poi un po' quel paura utilizzato per Tenebre, no? Visto che prima ne parlavamo. Ecco, questo certamente sì. Intanto saluto Fabrizio e voglio fare una domanda a te, Nico, sempre. Ci vuoi dire qualcosa su questa splendida copertina del Oh sì, libro? allora, beh, il merito va tutto a Dario Ursino, quindi lo ringrazio, Bellissima. perché come sempre ha realizzato un lavoro straordinario. Ma la copertina, guarda, ti dico, in realtà si discosta poi da quella che era la mia idea originale. Qual Questo era va la bene. tua idea originaria? Allora, la mia idea originale era andare un po' controcorrente, nel senso che sappiamo tutti ormai quanto celebre sia Suspiria nel mondo, soprattutto per i suoi colori, per la Certo. fotografia straordinaria di Luciano Tovoli, e quindi per questi colori accesi, acidi, che insomma ci restano impressi, no? Allora, suggerito a Dario, ho detto, ma sai, io forse punterei, ho detto, su un contrasto netto, nel senso, facciamo una copertina più old school, quindi recuperiamo quel senso di bianco e nero, recuperiamo quel senso di flano dell'epoca. Ho detto, magari proponendo proprio qualche immagine, se non proprio recuperando un po' quello che poteva essere un'idea dei flani dell'epoca, che in bianco e nero, ho detto, e la lasciamo così. Certo. Ma diciamo che è stata una richiesta un po' inascoltata, a buon ragione, perché poi giustamente io poi lascio sempre più campo libero possibile a tutti i miei collaboratori, da chi scrive sui miei assieme ai volumi, a chi scrive per Shutter Edizioni, sino alla grafica, all'impaginazione, eccetera. Io lascio sempre, come dire, E questo è libertà sintomo massima. di, insomma, di grande maturità, poi alla fine, no? Sì, Da libero assolutamente, professionista. di grande stima e fiducia, perché so essere lui una persona dedita al genere, so essere una persona che, insomma, conoscitrice del genere, quindi a un certo punto mi ha fatto capire che non era la giusta via da intraprendere per un volume da dedicare a Suspiria, e visto il risultato, insomma, non posso che dargli ragione, quindi Una lo ringrazio grande. Fagli complimenti assolutamente. ovviamente anche da parte mia. Andiamo a leggere altre curiosità e tu fai vedere tutto. Sì. Secondo Dario Nicolodi, il ruolo principale in Suspiria è stato scritto appositamente per lei, ma poi lo studio ha insistito sul fatto che dovesse essere un'attrice americana a interpretare la parte per rendere il film più vendibile a livello internazionale. In un'intervista, Jessica Harper ha raccontato che molti degli attori parlavano lingue diverse, per l'appunto, come abbiamo detto anche prima, si era capito durante le riprese, soprattutto italiani e tedeschi, fatto che rese a volte la comunicazione piuttosto difficile. Tuttavia, dal momento che Suspiria sarebbe stato doppiato poi in inglese per la versione americana, non è stato ritenuto un problema durante le riprese. Alcuni presumono che per ottenere la sua ricca tavolozza di colori, il film sia stato girato utilizzando l'obsoleto sistema a tre strisce della Technicolor. Ciò però non è assolutamente vero. Nessun film girato dopo la metà degli anni 50 è stato realizzato con questa tecnica. Suspiria è stato girato su normale pellicola
Eastman Color Kodak, quindi stampato utilizzando il processo della Technicolor a tre strisce, impiegando una delle ultime macchine da presa di questo tipo funzionanti all'epoca, e tra l'altro, se non ero, presa all'estero. A confondere in parte le cose è stato il fatto che nel documentario presente sull'edizione a 3 DVD uscita per il 25esimo anniversario, mentre Tovoli spiega il processo di impressione della pellicola, viene mostrato un diagramma con una Technicolor 3 strip camera, e da qua è nata poi la confusione. In realtà la Technicolor vera e propria non esisteva già più. Nel 2008 venne annunciato un remake di Suspiria, appunto, che avrebbe dovuto essere diretto da David Gordon Green, quello che ha fatto la trilogia di Halloween, poi sappiamo che è passata. La frase latina menzionata nella versione italiana del professor Milius, quodam ubique, quodam semper, quodam ab omnibus credidum est, ho avuto un ictus in questo preciso istante, si riferisce alla magia e si traduce appunto con la magia, è quella cosa che comunque sempre di tutti è creduta, questa, bravissimo, fai vedere il testo. È il titolo, e poi è stato il titolo questo dell'intervento di Antonio Tentori, quindi cioè, beh, per forza di cose, quella frase è fondamentale per il film di Suspiria. Io l'avevo scritto giù nella cantina dove abitavo di casa mia, ma scoperto che il portiere ha fatto cancella e vai a pregare. Cioè, te dico solo ho rischiato la morte. Dario Argento fa un cameo di spalla avvolto da un mantello nero poco prima che compaia l'affilato rasoio con cui verrà uccisa Sara. Suspiria è l'unico capitolo della trilogia in cui la strega non viene chiamata con il suo nome latino originale. Elena Marcus viene però nei sequel identificata come Mater Suspiriorum. Altro marchio di fabbrica dei registi e personaggi scoprono dettagli fondamentali, chiaramente, per la risoluzione del mistero grazie ai ricordi nascosti. Suspiria è stato girato in 4 mesi. Una piuma di vetro viene strappata da un ornamento, forse, autocitazione diretta del proprio esordio cinematografico. Toglierei il forse, di cristallo. Toglierei il forse, perché... Toglierei il forse. Forse. Mingozzi ha interpretato un tassista sin Suspiria che nel suo seguito inferno, ma Mingozzi, lo sappiamo, è diciamo un po' l'attore guida, no? Di Dario. E quindi... Di Dario, sì, quindi... Durante il Texas Frightmare Weekend a Dallas nel maggio del 2017, Argento ha rivelato di aver scelto Jessica Harper perché aveva questi occhioni grandi che lo hanno proprio praticamente plasmato. Il titolo del Suspiro nella sua radice latina rimanda al sospiro o al sospirare. Eva Axen, che ha interpretato Patingle, dovette rimanere sul set per ben una settimana per poter completare le sue scene. A Tina Aumont venne offerto il ruolo principale, ma a causa di conflitti con precedenti impegni di lavoro dovette declinare. E tra poco vi do le ultime 3 curiosità. Nico, un'altra cosa che per me è molto fondamentale di questo libro, volevo sapere qual è stato, secondo te, il contributo più importante di tutti, cioè quello che tu hai detto, beh, per questo libro questo contributo è stato veramente fondamentale, importante, proprio quello di Dario? Diciamo che l'intervento di Dario poi all'epoca ha costatomi molta fatica, perché non era facile riuscire a fermarlo per farti dire con qualche battuta, e mi è costato fatica, volevo ci fosse, ma non doveva essere determinante, perché nel senso non volevo che poi influenzasse più di tanto anzitutto l'analisi, e ci tengo infatti a ribadirlo che Suspiria non è il mio film preferito di Dario Argento. E questo mi ha agevolato nell'analisi, perché magari si può pensare che uno dedica un volume al suo film. Certo. No, non è così, e questo mi agevola nell'analisi, perché comunque mi consente di restare un po' più obiettivo. Ok, poi certamente non c'è ombra di dubbio che sia un film che reputo straordinario, però per altri aspetti, quindi viene un po' meno l'idolatrare a questo punto la figura del regista dello stesso titolo, e questo chiaramente mi ha consentito un'analisi più obiettiva. Però diciamo che la sua volevo fosse una parte integrante, non determinante. L'intervento che assolutamente non volevo mancasse, e che, ripeto, ringrazio Fabio per averlo firmato, è appunto quello proprio dedicato alle musiche. Perché quello dedicato alla musica, secondo me, è un volume, è una componente essenziale in un film come Suspiria, e ci tenevo ci fosse un'analisi da parte di un esperto.
quindi quello sì. Poi ovviamente ringrazio anche Roberto, ma ringrazio tutti perché questo è ovvio, ma ringrazio anche Roberto Lasagna che in tempi record ha assecondato le mie pazzie dicendovi, accettando insomma la proposta di prendere parte al volume. Realizzando appunto quella che abbiamo ribattezzato nel titolo come una autopsia di una sequenza culto che appunto vede Flavio Bucci interpretare Daniel in questa piazza deserta e desolata che poi si trova a Monaco. Nico, la domanda nasce spontanea: completerete a livello di libri la trilogia? Allora, questo non lo so, non lo so e non lo voglio promettere, certamente qualcosa bolle in pentola, ora cercheremo di capire cosa, ancora siamo immersi nel mondo di Mater Suspiriorum, quindi vediamo di uscirne assolutamente. Comunque, per concludere poi la tua domanda, la risposta alla tua domanda, un altro capitolo che io ci tenevo in particolar modo ad avere in questo volume era quello che appunto andava ad analizzare poi il non remake di Guadagnino, che è parte integrante del libro a firma di Alessandro Romano e io ho ritenuto giusto ci fosse perché comunque, ripeto, io poi ho apprezzato il film di Guadagnino, quindi non avevo alcun motivo per non inserirlo all'interno, certo, per schierarmi con il lato più purista dei fan. Oltretutto volevo appunto un'analisi più obiettiva possibile, a maggior ragione non ho voluto prendere io in analisi il film di Guadagnino, quindi ho lasciato che lo facesse un'altra persona e devo dire che sono molto contento che ci sia anche questo ad oggi, perché purtroppo sappiamo quanto remake, poi non remake, perché non è un remake, quindi è inutile definirlo così. Il lavoro di Guadagnino abbia spaccato i fan di Argento, no? Quindi ci sono quelli che in qualche modo hanno apprezzato, ma se ne discostano, quelli che l'hanno amato, quelli che lo hanno odiato, a prescindere, non sono neppure andati a vedere. Allora, io ho ritenuto giusto ci fosse, quindi doveva essere un volume dopo 45 anni che in qualche modo analizzasse tutti gli aspetti. Tutti gli aspetti, certo, hai fatto veramente bene, meglio essere sempre completi nelle informazioni. Non sono mancate le critiche per questo, io dico solo questo, purtroppo è c'è stato qualcuno... Così. Che addirittura ha preferito io per esempio ho ritenuto Guadagnino un film diciamo abbastanza sufficiente, che si discosta completamente. Secondo me Luca Guadagnino, che è un regista che io invece adoro in tutti i suoi aspetti, e non vedo l'ora di ancora, devo andarmi a vedere l'ultimo film uscito al cinema sul cannibalismo che ha fatto e che ne hanno parlato praticamente tutti molto bene. L'unica cosa che forse nelle conferenze stampa a volte si sbaglia, si usa una parola e poi ovviamente cerchi di rimettere mano, ecco, forse là c'è stato un errore di valutazione nel dire prima remake poi omaggio, però per il resto è un omaggio, perché di visionario rispetto a, diciamo, al primo sospiro non c'è niente, anzi qui è un film anche molto politico, sociale, c'è una, no, in quello di Guadagnino c'è un tempo ben preciso, insomma poi lo capirete per chi ancora non ha visto Sospiri di Luca Guadagnino, è tutt'altro, con degli omaggi, dei grandissimi riferimenti chiaramente a Suspiria, e quindi bravo, bravo comunque a prescindere, Luca. Assolutamente. E voglio ricordare che ha vinto gli Ore d'Oro Awards, noi facciamo questo concorso sui social e quell'anno vinse comunque Luca Guadagnino, tanto per. Quindi, ecco, quindi ultime tre curiosità, poi devo fare una domanda molto curiosa e ultima domanda sul libro. Il finale di Suspiria è stato ispirato da un sogno di Daria Nicolodi, in cui aveva visto una strega invisibile, fatta ancora più singolare, una pantera nella stanza con lei che improvvisamente esplodeva, cosa che poi è accaduta nel film. La fonte onirica è poi stata trasposta nella pellicola. Jessica Harper ha rivelato in diverse interviste che la scena più spaventosa di Suspiria, a suo avviso, è stato il gran finale, in cui tutto esplode e si frantuma intorno a lei mentre fugge dall'accademia. L'attrice ha anche detto che il rumore delle finte esplosioni fu piuttosto snervante, poiché avveniva molto vicino a lei. Ed infine, ultima curiosità, Stefania Casini ebbe difficoltà a girare la scena della sua morte, anche se il filo spinato in cui cadeva era finto, i filamenti arrotolati le si strinsero addosso profondamente, pizzicandole dolorosamente la pelle. In realtà io aggiungo che Stefania Casini aveva anche detto che era stata proprio veramente ferita nel Sì, te corso lo ricordo anch'io. Esatto, della scena. Quindi io aggiungo anche questo che non sta. Comunque ringrazio le curiosità che sono state messe nero su bianco sul cineocchio.it.
Tu credi alla magia, Nico? La domanda che te la devo fare, perché visto parliamo. Credi alla magia? Sì, allora credo, diciamo che allora, se rispondessi credo alla magia sarebbe un po' errato. Diciamo che non sono, come dire, un materialista, quindi non sono neppure ateo, sono un agnostico, però mi sono sempre lasciato uno spiraglio aperto su questi mondi, in particolare sull'occulto, che ho conosciuto nel corso degli anni diversa gente che ha praticato la materia, chi in maniera seria, chi in maniera meno seria, quindi Sì. ho potuto fare anche una cernita in merito. Devo dire che chi l'ha praticata in maniera abbastanza seria, comunque dedicandosi allo studio di testi, comunque dedicandosi a pratiche che poi non prevedevano quello che insomma tutti sappiamo essere usato un po' anche poi nel satanismo acido cosiddetto o Certo. quant'altro, chi lo ha fatto in determinato modo, devo ammettere che ha anche avuto modo di ottenere dei risultati abbastanza sorprendenti e straordinari che lascerebbero, insomma, perplesso o meglio con alcune domande anche il più scettico degli scettici. Quindi, ecco, questo sì. Non, pertanto ti dico sì, certamente non sono uno che non crede in queste cose. Poi, Ok. da qui a dirti, boh, magari che credo alla figura della strega vera e propria, certamente no, però E nel mondo sbagli! dell'occulto, Sbagli! però nell'occulto e nel paranormale, fisico come lo vogliamo definire, io ho lasciato sempre uno spiraglio aperto nella mia vita. Qualcosa che non è stato detto in questa diretta e che tu vuoi assolutamente dire sul libro. Che vi hanno preso parte dei fan che tutti conosciamo a questo volume. E devo ringraziarli perché ci hanno impreziosito il volume. Ti ringrazio anzi per la domanda e approfitto per salutarli e ringraziarli. Sappiamo che sono degli amanti dei tour location e quindi ringrazio assolutamente Alessandro Zito e Salvatore Guarino che ci hanno fornito delle foto straordinarie sulle location di Suspiria e che appunto corredano poi questo volume, eccolo qua. Quindi si chiude con quelle che sono state le foto che loro hanno realizzato recandosi sui diversi luoghi emblematici del film. Quindi questo ci tenevo a dirlo, a sottolinearlo e a ringraziarli davvero tanto perché è stato un contenuto prezioso. E no, qualcos'altro che non è stato detto? No, certamente voglio ribadire, insomma, un grazie veramente a chi ha preso parte a questo volume con me, perché senza di loro non sarebbe stato possibile realizzarlo. E quindi ringrazio ancora Fabio Cassano, ringrazio Antonio Tentori, Roberto Lasagna, Alessandro Romano e ovviamente Argento, Simonetti e Magnolfi, perché sono stati veramente gentilissimi nel concedermi all'epoca, che fu quant'altro con l'impegno permettendo. Queste dichiarazioni, insomma, che impreziosiscono il lavoro, Nico, quindi venditi, venditi, perché comprare il libro di Suspiria? bah, perché certamente è un film che non possiamo non continuare ad omaggiare. Il mio, ripeto, non aggiunge e non toglie nulla a quanto magari già il più accanito dei fan può sapere sul film. Su questo devo essere sincero ed onesto, però è un atto d'amore, da fan e da estimatore di un determinato tipo di cinema e di genere e supporter prima di tutto. Quindi ecco, l'ho fatto, lo facciamo con le nostre forze e speriamo bene. Se continuano a sostenerci, riusciamo a realizzare altri volumi, altri progetti come poi Lo Gialloberico so che e quant'altro. non mi risponderai a livello di libri, progetti. Allora, come progetti, beh, abbiamo in uscita, sarà il primo volume del 2023, credo che sia il primo in Italia, ma anche forse il primo in Europa, se non nel mondo, dedicato a Andrzej Żuławski.
a firma di Alessandro Romano. Quindi ecco, questo è il prossimo volume in uscita. E poi abbiamo subito dopo un altro titolo a cura di Fabio Zanello, però non lo svelo perché non so se ancora già lo vuole annunciare o meno, però ecco, siamo addirittura in primavera, nuovi titoli comunque, ecco, questo dedicato a Giulowski è veramente una chicca. Una geek, una perla. Oro Rosore dice bravi, e poi faremo dire diretto ovviamente sotto Assolutamente. gennaio, sotto febbraio, chiaramente, però non, insomma, ci stiamo Anche avvicinando, perché a no? breve Ci stiamo dobbiamo. A breve. avvicinando al 18 febbraio, ci stiamo avvicinando a Giallo Berico, e quindi non posso farti la domanda: che cosa state preparando per Giallo Berico? Beh, allora, abbiamo una bella carrellata di ospiti, quest'anno si svolge tutto in un'unica giornata, però abbiamo insomma tanti ospiti di rilievo, ci saranno proiezioni, siamo solo in attesa di un'ultima conferma riguardo le proiezioni, poi tireremo fuori il programma pian piano. Comunque, oggi abbiamo annunciato oltretutto la partecipazione anche di un vostro editor e collaboratore, quindi Federico Planeta. Che ci tengo a salutare e ringraziare perché è stato gentilissimo, quindi ci sfizierà davvero col suo stand e poi insomma tanti ospiti, alcuni già li abbiamo annunciati, quindi seguiteci sulla pagina Giallo Berico per saperlo e avremo uno speciale anche quest'anno dedicato a un cold case, dedicato al mostro di Udine in particolar modo, presentazione dei due volumi Shutter Edizioni, quindi appunto speciale su Tenebre, in compagnia di Antonio Tentori, Roberto Lasagna, autori del volume, e Mirella D'Angelo, guest star della giornata, proiezione del film, quindi poi incontro con l'attrice e con gli autori del volume. In apertura siamo in attesa, ma dovrebbe arrivarci a giorni la conferma. Comunque dovremmo averci un ulteriore tributo al maestro, appunto Dario Argento. E siamo poi insomma, in dirittura d'arrivo. Ci sarà con noi una regista documentarista che poi è stata anche vostra ospite ai rispettivi awards. Comunque già questo lo posso anticipare, a breve l'annunceremo, Paola Settimini, che saluto e ringrazio. Non aggiungo altro per ora perché sveleremo nelle Nico, prossime. rimani in linea perché io ho Giallo Berico nel cuore. Praticamente, io devo farla vedere questa cosa. Marcus mi porta questa lettera questa mattina che stava nella nostra posta. Ok. Ed è un bigliettino natalizio Wow. mandato dal signore che io ringrazio tanto, e che quando tornerò su per la seconda edizione di Giallo Berico, dove abbiamo dormito? Dove abbiamo dormito? Mi ha mandato Ma questa dai! bellissima letterina proprio oggi di Natale. Guardate che bella! E che è un signore che ci ha accolto a me, a Marcus, con tanto amore, con i nostri cucciolotti, e quindi sono veramente Fantastico! contenta. Quindi Giallo Berico in qualche modo, ecco qua, entra, ecco qua. Grazie mille, sono contentissimo. Comunque, ecco, rivolgo l'invito a tutti: i Colli Iberici sono un luogo meraviglioso da esplorare, quindi venite Che a persone visitarli. gentilissime, non me la sarei mai aspettata. Guarda, veramente una cosa No, carinissima. davvero, bellissimo, davvero un bellissimo gesto. Non te Sono l'aspettavamo. contento, quindi mi auguro che chi venga per Giallo Berico abbia modo anche poi di apprezzare, oltre che le bellezze naturali e paesaggistiche, anche quelle culinarie, ma anche quelle insomma proprio dell'accoglienza. Quindi vi aspettiamo a braccia aperte il 18 febbraio. Assolutamente. Assolutamente. Questa lettera lo dimostra. Grazie Nico Parente della grande Giallo edizione di Giallo Berico. Berico. Lo ricordo, evento Shutter Edizioni, ringraziamo per la collaborazione Ore d'Orrore che Voi. supporta l'evento e poi pian piano annunceremo quelli che sono i nostri altri partner e sostenitori, comunque ci saranno stand, ci saranno presentazioni, ci sarà da divertirsi, incontri con grandi ospiti, quindi non mancate, vi Alla aspettiamo. grande, alla grande. Grazie a Nico Parente di Giallo Berico e Shutter Edizioni. Un Grazie bacio, alla a voi, prossima. grazie a voi, grazie a voi, ciao a tutti.